Non è stato facile arrivare insieme, ma ci siamo riusciti. Comunque vada, per chi è la prima volta che ha recitato, state tranquilli, sarete immortali, perché in questo piccolo grande schermo nessuno vi toglierà più l'immagine, tranne Toni Cangitano, che è invito qui sul palco. La parola. Emozionato Bruno, emozionato. D'altronde mi pare anche giusto, è una cosa giusta. Fategli un altro applauso. Arrivare in cinema è importante, è una cosa veramente sacra, perché oggi il cinema è un'arma a doppio taglio. Oggi vanno avanti le fiction, le televisioni e quant'altro, quindi il cinema è una cosa che è diventata un po' difficile. Però, per quanto io vedo, portare in cinema, al cinema, anche 100 persone è già un successo che io dedico totalmente con il cuore a questi ragazzi, a questa nuova produzione che sono Vito e Carmen Oliva, a cui va un grande applauso perché hanno anche lavorato insieme. Devo dire, sono contento di questo progetto fatto assieme a voi, assieme anche a ragazzi che non hanno, come dicevi tu, mai recitato, però la buona volontà li ha portati a determinazione a fare qualcosa di grande e bello. Non mi dilungo perché comunque dobbiamo cominciare e siamo già in un piccolo ritardo. Vi dico soltanto che sono felice di questo progetto, spero che vada avanti nel miglior modo possibile. In ogni caso, qualsiasi cosa sia stata fatta e qualsiasi cosa sarà ancora fatta, è sempre un film. Un film importante, un film che non parla solo di mafia, ma parla anche dei valori della vita di un uomo e di colui il quale poi magari si pente. Vi ringrazio ancora, da parte mia un abbraccio a tutta questa meravigliosa sala, passo al nostro amico Alfredo che ti dirà qualcosa a tutti. Niente, io gli voglio fare in bocca al lupo a Carmen e a Vito, visto che hanno fatto molta strada, molti sacrifici. Una cosa importante è che stanno ascoltando e già per essere qua per loro è una bellissima vittoria. È bello perché in finale piccole cittadine, realizzare un progetto, realizzare un film è una cosa meravigliosa. Speriamo, perché qui si parla di un progetto futuro dopo di questo, che venga fatto più ampio, più forte e con più pubblico. Sono contento di essere qua e grazie a voi anche di essere qua a vedere questo film. Cosa dire? Io questo applauso non per noi, ma soprattutto per il coraggio che Vito e Carmen hanno avuto per realizzare questo progetto. La cosa più bella che ci rimane alla fine sono le conoscenze, le amicizie che poi si vanno a fare anche sul set, e questi veramente sono i valori della vita che alla fine restano. Dunque l'applauso, a prescindere se il film sarà bello o meno, se sarà gradito o meno, ma l'importante è fare famiglia e rispettarci uno con l'altro. Ecco, grazie. Certo, se ne torniamo in giro è ancora meglio, in modo tale che tutti possiamo anche avere un po' di tranquillità per dire questo film è bello. Io volevo fare anche un applauso, sì, Alfredo, subito te lo fa. No, se lo ruba, non è che lo vuole. La cosa bella è che salite pure voi, vai, almeno qualche parola pure loro la devono dire. Voglio dire una cosa, o è bello o non è bello, l'importante è che è stato realizzato, l'importante è che siete qua a vederlo e l'importante è che credete in questi progetti futuri. È normale che un progetto nasce, è normale che loro sono una piccola produzione, hanno fatto tanti sacrifici, tanti spostamenti, notte, poi nel mondo del cinema... Il film da 4 anni ancora non esce. E non esce. E loro sono da ammirare. Fategli un buon applauso. No, io sono emozionata, non so che dire, vi ringrazio tutti per essere venuti, spero che il film vi piaccia e che siete contenti del prodotto che è uscito. Sono, come diceva Angelo, comunque come diceva Angelo, sono contenta che comunque abbiamo trovato qui una famiglia e tantissimi amici, e grazie di tutto.
In questo progetto è tanti anni che ci ho studiato per arrivare a questo. Quando ho trovato la cittadinanza giusta mi sono fermato, questo è il problema. Per dire a voi che sono qui da voi, con tante strade che ho preso. Bene. Allora, Bruno, ti lascio il microfono che tu hai aperto e tu chiudi. Io volevo fare anche un applauso a questo signore che ci ha aiutato tantissimo, anche con qualche schiaffo che ha preso, ora lo vedete nel film, però ci ha aiutato tanto. Fare veramente quello che doveva fare sul set. Complimenti Gerlando, complimenti al mio autista Bruno, bravo. Non mi dilungo più di tanto. L'ultima cosa, intanto vorrei ringraziare tutti loro che hanno partecipato, a parte chi già lavorava, e mettersi nella mischia con persone che non hanno mai recitato non è facile. Solo una cosa dico, ringrazio sia ad Alfredo, a Tony, a Angelo, a Gerlando, a Bruno, a Don Pino che non si è alzato, e a Nuccio e Maria che sono stati... Sì, qua te l'ho detto. E anche a Totò Maggiore, insomma, a quelli che hanno aiutato a finire questo progetto, perché poteva rimanere a metà. Va bene. Per questo vi auguro buona visione. Grazie per essere intervenuti ancora. Giusto. A breve apriremo la produzione a Raffadale OP Cinemat. Poi vi faremo sapere per l'inaugurazione. Per il resto, un grazie a Floriana. Fare gli auguri all'area Camilleri che oggi casca a pennello. Bravo, compleanno. Per il resto, grazie. Arrivederci al prossimo progetto. Ne abbiamo di progetti, sarà storia di un posto 2, qualcosa sto scrivendo io, chiamerò domani, un film drammatico, sentimentale, eccetera eccetera. Grazie e buona visione.